Ciao! Comincia oggi la kermesse dedicata alla moda maschile, prima tappa Firenze e poi le passerelle di Milano e Parigi. Vedremo dunque tutto quello che farà tendenza il prossimo inverno e chissà che la sobrietà del nuovo governo non si traduca in suggerimenti di stile che imporranno ai nostri uomini un look a base di lodene e abito grigio, già abbondantemente presenti in TV e negli uffici. Per ora si sa che questa edizione di PT Immagine Uomo punta soprattutto ad aggiudicarsi anteprime mondiali e iniziative speciali. I dati relativi alle presenze internazionali sono confortanti, il che fa ben sperare in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo. In totale, alla Fortezza d'Abasso, ci saranno 950 marchi, il 34,7% provenienti dall'estero, per non parlare della sezione PT Woman alla Dogana, che presenterà 70 collezioni femminili. A conferma del prestigio internazionale del Salone, visitato la scorsa edizione da 30.000 persone. Ed è anche aumentato il numero di richieste di partecipazione. Ovviamente anche Pitti punta sul web e dopo aver lanciato con successo a giugno ipitti.com, una vera e propria fiera virtuale, in questa edizione si aggiunge il servizio Temporary Showroom per consentire ai buyer di fare i loro ordini durante tutto il mese di gennaio e quindi anche dopo la chiusura della fiera. La necessità aguzza l'ingegno, che a noi italiani certamente non manca.